27esima puntata di Oltre la rete, è finita la stagione e si parla di nazionali, nell'anno più importante perché è l'anno dei mondiali, l'anno dei mondiali in Italia per quanto riguarda il maschile e l'anno dei mondiali in Giappone per le ragazze. Chissà cosa succederà, ma c'è tanta aspettativa Io, però vi presento subito il nostro ospite, un ospite di riguardo perché lui di nazionale ne sa veramente tanto, Emanuele Biravelli, buonasera. Buonasera a tutti. Contento di averti con noi, un saluto da Andrea Lucchetta. Ciao Bira, abbiamo ciao, un maravolo. centralone, abbiamo un centralone capitano per tanti anni della nazionale, ha vinto tantissimo con la nazionale, però non ci sarà in questa nazionale. Che diciamo? Ma è per scelta direi. ovviamente Perché il Bira ha intenzione comunque di continuare a contaminare bene il territorio, di portare il verbov, non dei liberi ma soprattutto di come si mettono bene le mani. Amore, poi ne parleremo con calma, eh. E d'altronde sono scelte sì, epoche che si vanno a Ho fatto dieci anni di nazionale, dopo Rio insomma, ho deciso di fare un, po', un passo indietro, poi per carità la, la maglia non si dice mai no, però insomma 37 anni sono ben contento di quello che ho fatto e tanti giocatori sono usciti anche prima de, dell'età di 37, perché per tanti motivi, insomma, infortuni, altri ragazzi che arrivano. io. A 35 anni ho giocato a Rio, avevo un bel torneo. E dopo di questo, insomma, c'era bisogno un attimo di, di fermarsi e va bene così. Adesso... Prima che ti spuntassero i capelli d'argento, dopo l'argento ti sei fermato. Ma, ma sei veramente certo del fatto che hai, hai aperto una scuola perché il tuo servizio? In salto flottante ha contaminato tutti i giovani centrali che ora ti stanno seguendo. Eh, è vero, nel senso che quando io ho cominciato non andava così di moda la, la battuta flotte, soprattutto spostata qui da 5, come, come io ho fatto. Adesso tanti, tanti ragazzi eh, riescono a fare molto bene in questo fondamentale eh, rinunciando al servizio in salto, però riuscendo a fare danni anche in quest'altro modo più, più soft. Allora, iniziamo a parlare un po' di nazionale perché è partito questo percorso dall'acqua cetosa, sono arrivati i primi, i primi ragazzi con il CT eh, Chico Blengini, ci saranno due amichevoli importanti a, a Reggio Calabria e a Catania il 18-19, proprio questa settimana per capire un po' come sta questa nazionale, ma sarà, insomma, saranno mesi importanti perché Chico Blengini avrà a disposizione di oltre 20 giocatori sei eh, olimpionici per forza in questa nuova National League che sostituisce la World League, vedremo tante tante novità, io la partita andrà subito da Gian Lorenzo Blengini, sentiamo cosa, cosa ci ha raccontato proprio qualche giorno fa all'acqua cedosa. Quando il CT si sveglia e davanti ai suoi occhi vede la maglia azzurra, cosa pensa? Prima di tutto cerco un caffè e poi penso che... Anche oggi la voglia di tutti è quella di aggiungere qualcosa rispetto a ieri per arrivare a un domani che è quello che non diciamo ma che tutti noi abbiamo molto chiaro nella testa. Parte il cammino degli azzurri di Gian Lorenzo Blengini verso l'appuntamento più importante, il Mondiale italiano. Nell'anno del Mondiale chiaramente è una responsabilità in più, ma è un privilegio che secondo me vale la pena vivere che uno sogna, che uno eh, quando inizia a fare questo lavoro vorrebbe poter fare per allenare campioni come Osmani Montorene, Manzaiz, Vellanza, Giannelli, Anzani e tantissimi altri. Qual è? È una bella sensazione, è la sensazione prima di tutto di grande privilegio, oltre alle qualità tecniche, dimostrano grande personalità, dimostrano grande carattere e soprattutto la forza e la volontà di non mollare mai e di, e di buttarsi verso un obiettivo eh, con tutti gli strumenti che hanno. È una maglia azzurra, eh? È grande emozione, è bello, è figo, è figo, molto figo, però non bisogna essere impazienti. Noi dobbiamo arrivare a questo mondiale bene e per arrivarci bene dobbiamo progettare bene, far fare un percorso corretto, ma non essere impazienti. Arriva il 9 settembre, arriva, bisogna arrivarci bene. Queste sono. Queste sono le parole di Chicco Blengini. Insomma, indossare la maglia azzurra è veramente questa emozione così, così forte, tu l'hai provata tante volte? Beh, sicuramente eh, non c'è cosa migliore che fare lo sport eh, che amiamo indossando la maglia azzurra, è sempre un'emozione. E come diceva Chicco, insomma, certe volte si parla tanto delle aspettative, ma bisogna prepararsi prima, no? E i ragazzi sono lì adesso. Eh, manca ancora tanto, ma l'obiettivo è ancora distante, quindi ci sono degli step e poi il mondiale arriveranno sicuramente in forma. Vediamo allora con la grafica, l'aiuto della grafica, le, le convocazioni di, le, del CT Blengini per questa, queste due amichevoli, perché poi la settimana successiva si partirà subito dal 25 con la National League. Eh, che poi insomma andremo a vedere gli appuntamenti. Ma insomma si giocherà, saranno tante partite con squadre molto molto importanti. Questi sono, questi sono c'è cioè Giannelli, è tornato Michele Baranovic. E, i due opposti, io partirei da questo, uh, Andrea. Sono, queste sono le prime convocazioni ovviamente eh, per questa sfida: giovani Argenta e Nelli. Argenta ha fatto molto bene il blocco qui perché Argenta ha fatto sicuramente bene. Nelli si è consolidato, però c'è una defezione. Che guarda un po' è andata anche a contaminare quella capacità di dire sì. Mi metto in gioco per la maglia azzurra sia per Mazzanti con Diouf ma soprattutto per Chico Blengini con Vettori. Cosa ne pensi? Non sta passando un po' di moda, soprattutto c'è la voglia di avere un senso d'appartenenza alla maglia birra in cui alla fin fine rispondo alla convocazione e cerco comunque di mettermi a disposizione anche su un percorso difficile che mi può portare a un'esclusione dalla Rosa. Eh, guarda, questo presuppone il fatto che Luca abbia fatto un passo indietro, ma io questo non lo so. Se è stata una no, scelta noi, di, di, di chicco oppure oppure è stata anche Luca ha voluto parlare con l'allenatore sicuramente non è stata la stagione che sia Luca e sia la società di Trento che aveva investito tanto su di lui magari avevano sognato ci sta insomma nella carriera di un giocatore magari non, non avere una, una stagione positiva e quindi magari uscire per un anno dalla nazionale però penso che Luca è ancora giovane e forte e avrà tempo per, per tornare è normale che l'allenatore nell'anno anche del mondiale, guardi i giocatori che hanno giocato meglio e magari quest'inverno ha visto qualche qualcosa di più da altri giocatori e, e il vetto. Quest'anno insomma si prende una estate di riposo. Con che proiezione 20, 20 Maurizio? Vediamo sì, sei... però comandata la questione perché Chico Pregini ha convocato eh, Luca Vettori dicendo: Quest'anno io ti utilizzerò meno perché voglio provare di più giovani, quindi giocherai meno. Questo lo devi sapere e lui ha detto a questo punto. Onorato, va bene, però per prendermi un momento di di stop e poi, e poi vedremo cosa succederà in nazionale, cioè la vicenda sostanzialmente andrà avanti. Eh, a... Arrivavo proprio a questo, no? che, sai, alla fin fine dici, va bene, eh, posso giocare meno, d'altronde poi il veto non è che abbia giocato tantissimo, no? anche perché avere davanti Ivan Zaitsev non è poi semplice, al di là poi anche dei doppi cambi che possono essere utilizzati, però trovo una, una similitudine tra questo tipo di problematica espressa proprio da Valentina Diouf, chiamata ovviamente da Mazzanti, la quale ovviamente è stata sicuramente, come eh, posso dire, bistrattata in un percorso precedente. Diverse. Tu, cioè, eh. Però di fronte, poi anche alla competizione con Nelli, comunque, ha considerato una partita alla Padova pazzesca. Partito dopo partito, un'ottima stagione. Mi trovo almeno spiazzato. Ok, ci può stare. Osmani, ovviamente, vuole trovarsi. Mentre una, un anno sabbatico è stato concordato, e Osmani poi ritorna. L'anno del mondiale, io ti giuro, me lo sarei giocato a Morsi. No, no capisco quello a che dici, e sicuramente c'è del vero. Evidentemente, forse dal punto di vista emotivo, secondo sì. me, Luca, quest'anno era magari un po' in stagione difficile, è stato, è sì, stato sì, un po' sì, difficile. Sì. Allora. Non si è sentito, come dici tu, di mettersi in gioco, però mh, insomma, anche per un ragazzo che mi ricordo è entrato nel 2013. Eh, io c'ero, abbiamo fatto un bel argento a Copenaghen certo. con lui, titolare. Esploso lì. Esploso molto bene. Con gli europei. Quindi, magari era, sì. è già un ragazzo che è presente nel gruppo da 4-5 anni. Eh, magari essere diciamo, rimesso in discussione non è semplice, lo capisco. E, come ti dicevo prima, non è la prima volta che nella carriera di un giocatore c'è un'estate un di pausa, diciamo, sì, nella sua carriera posto, nazionale, ragazzi. poi si riconquisterà il posto Ma il prossimo sì. anno. Sì, con sì, più certezze, diciamo. Assolutamente. Allora io direi parliamo con un centrale, sì, parliamo con due centrali. Io andrei a sentire Daniele Mazzone, che insomma il posto lui potrebbe quasi averlo assicurato in questa nazionale. Lo ascoltiamo. Quest'estate per la nazionale sarà un'estate un piena di impegni che culminerà poi con il Mondiale in casa, appuntamento più unico che raro e speriamo di fare bene in ogni manifestazione e poi di concludere col botto. Dagli europei la grande esperienza, ai mondiali, sai che cambia qualcosa, no? Eh, cambia che se già all'europeo le squadre forti erano tante, al mondiale ne troveremo ben altre, con il Brasile, l'Argentina. Tante squadre che con l'Italia fanno sempre grande spettacolo e sapremo farci trovare pronti. Ci sono tanti centrali molto, molto interessanti in Italia. Sì, quest'anno soprattutto siamo, abbiamo fatto tutti molto bene in campionato e al centro, nel mio ruolo, c'è sempre molta bagarre. Ci sarà da sgomitare in senso buono perché bisognerà trovare il proprio spazio e, e poi giocherà chi, chi sarà più pronto. Ma io mi sento un giocatore principalmente d'attacco, poi penso di non, di, non, di non demeritare negli altri fondamentali, posso migliorare ancora un tanto in tutti i fondamentali, però penso che in attacco posso dire la mia. Cos'è per Daniele Mazzone la maglia azzurra? La maglia azzurra è un sogno che nasce quando sei bambino, e lo porti dentro e pian piano la vedi che si avvicina e quando riesci a prenderla. È un'emozione unica. Se dovessi scegliere un centrale, ma non per il gioco, per la simpatia, chi preferiresti avere vicino a te? L'ho scoperto quest'anno e il giocatore che vorrei avere a fianco, e ho avuto a fianco, è Maxwell Holt. Veramente una simpatia contagiosa, un umorismo laterale che non ti aspetti e quando arriva ti fa, ti fa morire da ridere. Oltre che essere un grande chitarrista? Grande chitarrista, grandissimo centrale. E... E spero, ci ritroveremo sicuramente quest'estate. Quest Quindi rimani a Modena? Quest'estate. Comunque con molta probabilità Massone rimarrà a Modena anche perché è arrivato Julio Velasco, è tornato in, nel nostro campionato, lascerà la nazionale argentina dopo il mondiale. Eh, anche c'erano dissapori della Federazione Argentina e, e Velasco per insomma, tanti problemi che ci sono in Argentina. Mm, in ma anche momento. problemi economici sembra eh eh, sì, per non è garantito il progetto per il eventi Poi insomma lui ritorna sostanzialmente a, a casa sua e torna eh nel suo club. Dove, dove, dove ha vinto veramente veramente eh, tanto uh, Andrea io prima di tornare a parlare di eh, anzi no parliamo di Nazionale perché se vorrei sentire Luca Spirito che Luca Spirito è una delle conferme sì. di questa stagione alla Calcedonia Verona dove riconfermatissimo anche Emanuele Birarelli quindi sentiamolo e poi parleremo un po' di Verona vai è, è stata una stagione che ci ha portato a questo obiettivo e avere il mondiale in Italia e riuscire ad essere qua con la Nazionale è sicuramente uno dei, dei miei sogni realizzati, poi cercherò di fare il massimo per riuscire ad arrivare alla competizione e ad essere nella rosa della competizione. Il rapporto con i tuoi colleghi registi della Nazionale? Ma io li conosco, dai, adesso c'è il bar, ho giocato con lui una, una stagione intera, poi con Simo tutta la scorsa estate, quindi sono tutti dei bravissimi ragazzi, ci troviamo tutti bene quindi non ci sono problemi. È una stagione lunga perché si passerà da questa Volleyball National League, girerete tutto, tutto il mondo. Come si entra nella mentalità di un mondiale passando da questo percorso così lungo? Beh, questa è una competizione nuova, è lunghissima, è come hai detto te in tutte le, le, le parti del mondo, quindi ovviamente ci sarà un po, di, un po' di cambi perché già la stagione è stata molto lunga e molto difficile. Affrontare anche questa competizione sarà un un modo per conoscersi meglio i giocatori che non, non hanno giocato assieme per poi arrivare al mondiale al massimo della forma e cercare di dare tutto lì. Sarà secondo te un'Italia competitiva perché noi di giocatori importanti ce ne abbiamo veramente tanti? Sì, sarà un'Italia competitiva come sempre anche perché giocatori importanti ne abbiamo tanti, giocatori forti anche quindi riusciremo a fare un bellissimo gruppo e a fare una bellissima competizione. Si gioca sicuramente un posto importante, ma è colui che offre i palloni, la calza Verona, a questo ragazzo qui, Emanuele Birarelli, perché Luca Spirito, vedete, avete visto la vignetta, questa Daniele Lauro l'ha dedicata a te, molto bella, però, devo dire. Eh? Molto. Luca Spirito sarà ancora a Verona, aveva già, era già sotto contratto, tu invece hai rinnovato con la Calcedonia per due stagioni, è importante perché insomma chiudiamo una parentesi con la nazionale, da un po', però insomma ancora un grande centrale per il nostro campionato, eh? vero? Sì, sono contento di rimanere a Verona, fin da subito è un ambiente che mi è piaciuto tanto. La società quest'anno ha deciso di ripartire un po' da zero l'estate scorsa, intendo, e eravamo una squadra praticamente nuova, fatta di ragazzi, di molti ragazzi giovani, anche al primo anno in Italia o solamente al secondo anno da titolari, quindi mi è piaciuto essere, insomma, quello che magari un po' aveva un po' più di esperienza in un gruppo molto entusiasta che aveva tanta voglia di lavorare. Eh, Tanta voglia mettersi a disposizione anche dei, di quello che, che l'allenatore proponeva e Luca per primo, insomma avete visto, per essere un bravissimo ragazzo, anche un ragazzo che veramente lavora molto bene in palestra e uh, viene veramente tutti i giorni con, uh, con l'idea di, di imparare qualcosa di nuovo e, e questo direi che è stato il nostro punto forte insomma, per arrivare comunque quinti e portare Trento a gara 3 nei quarti di finale. Eh, abbiamo fatto una stagione positiva. Una Verona che vuole trovare il grande risultato. Il mercato è ancora tan tanto aperto, non ci sono conferme per questa stagione. Però insomma, Verona allestirà una, una grande squadra quest'anno. Credo di sì, farà una bella squadra. Eh, adesso, insomma, da qualche anno a questa parte queste prime quattro squadre. Sono lì, un po' difficile eh. da scalfire però insomma, sta... è sempre lì si è abituata un po' a questo quinto, quinto posto, posto esatto. secondo <ride> me quest'anno non era poi così scontato questo quinto posto no. come ti dicevo prima era una squadra totalmente nuova Jeschi, Manavi non avevamo diurici per tutto l'anno ha giocato Stern molto bene eh, Luca era solamente al secondo anno da, da titolare quindi non era poi così scontato è arrivato, è sembrato normale ma non lo era così per il prossimo anno chissà è... Eh, le prime quattro, oggettivamente, da quello che si dice, stanno facendo grandi squadre. Continuano, mi sembra, di intuire ad aumentare il loro budget. E quindi A le possibilità euro. di prendere ancora più giocatori. Quindi, però c'è sempre per mia esperienza, qualche sorpresa c'è sempre, come poteva essere un po' la difficoltà di Trento quest'anno. Magari il prossimo anno è il turno di qualcun altro. Noi possiamo proviamo ad inserirci però eh, è giusto guardare avanti per migliorarsi, è giusto guardare anche quali sono le nostre eh, squadre che competono con noi. Nicola Gerbis ha dichiarato durante una bellissima intervista che ho letto che per adesso vuole rimanere nelle squadre proprio dal quinto, sesto, quarto, terzo posto per cercare di fare esperienza. Un allenatore che comunque allena la nazionale serba. Che differenze hai trovato tra Rado Stojcev e soprattutto. Nicola sì, eh, non sei il primo che, che mi chiede questo paragone perché eh, qualcuno li ha assimilati. Eh, mm. Insomma, Nicola so, è un po' diverso anche avendo una mentalità molto professionale, Insomma, eh, in palestra, di un allenatore comunque esigente che non lascia nulla al caso. È molto serio. Eh, Rado forse lo era ancora un po' di più eh, No, ehm, secondo me ehm, Nicola sta anche lui sta, sta diventando un allenatore, che anche lui insomma, è un allenatore giovane, anche a detta sua, e quindi sta, sta cercando anche lui di capire come aiutare i giocatori giorno per giorno a migliorarsi. E credo che questa cosa che ti ha detto, insomma che ha detto in questa intervista di voler allenare, gi allenare giocatori giovani, è proprio perché. Ma può influire su, su sulle loro capacità individuali. Insomma, dopo al di là della squadra e dei risultati, a lui evidentemente piace eh, allenare giocatori che hanno margini di miglioramento. Infatti, si è visto molto bene con il lavoro che ha fatto con Spirito. Ma anche durante le partite che abbiamo commentato, no? la, la ricerca anche di lasciarlo meglio sciolta. Però di recuperarlo con delle indicazioni nella costruzione del palleggiatore penso che possa veramente dare tantissimo. Sì, Spirito. sì. Luca, Luca ha dei margini di miglioramento enormi ancora. Quindi. Sì. Meglio di Nicola può, esatto, esatto. Può, può aiutarlo. Poi, in un certo senso, sono un po' simili, perché eh, diciamo anche Nicola era un progettore molto preciso, magari non super estroso alla De di Cecco. Diciamo, sì, sì. e Luca. Un sì. po' ha le stesse caratteristiche. caratteristiche, quindi direi che è, un bel, è una, una bella coppia. Sì, sì. Calcedonia, Verona, che ha tante idee, la, subito, cioè, cioè, è il primo uh, sporting club aperto da una società di, di, di Superlega. Blue di... Volley eh beh, Sporting Club. È una bella cosa, ah, no? abbiamo anche delle immagini per vedere questo nuovo centro. Beh, le iniziative, le idee, Verona sicuramente ce l'ha. Eh. Assolutamente, la società di Verona, la Blue Volley, è, è attenta insomma. Anche ad altro che non sia. Cioè, non solo la balla a volo, insomma, il tennis, sì, esatto. eh, arriverà una piscina, insomma, due campi da pitch. Quindi dai. Maurizio, puoi tranquillamente andare a prenditi i racchettoni, ti abbassano la rete e giochi a pallettoni. E via, e via. che a pitch sei via. inguardabile, veramente. Ho Vabbè, provato insomma, a vedere comunque, con l'Antonio. Una Verona guardare. che, insomma, l'augurio nostro è quello di vederla. Presto tra, tra le migliori perché so, più il campione di Superlega si allarga dal punto di vista del valore in campo e meglio è per tutti perché vuol dire vedere grandi, grandi match. Intanto, complimenti nonostante quello che è successo a Civitanova che ha sfiorato veramente la Champions League eh, e, e probabilmente l'avrebbe meritata contro, contro uno squadrone come il Kazan. Non è andata al tie-break, però complimenti lo stesso. Il terzo posto per la, per la Sir, che quest'anno invece ha vinto la Sir. Sapete, Perugia che ha vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere nel nostro campionato. Rituffiamoci però nel, in quello che è il discorso nazionale, perché è chiaro che l'obiettivo Andrea è il mondiale e questa National, National League è arrivata in un momento, insomma, non se ne è parlato benissimo. perché Chiaramente alla vigilia di un appuntamento così importante bisogna gestire anche gli atleti, perché gli atleti in Italia, ma non solo in Italia, giocano veramente tanto. Questo ma, lo chiediamo ma, pure a Emanuele. Sì, a assolutamente sì, anche perché è dagli anni 90 quando la World League fu inventata da Ruben Acosta. Che Julio Velasco proprio in primis allargò la rosa a 20-24 atleti per cercare di fare in modo che ci siano delle preparazioni differenziate per arrivare poi alla final four in grado di poter essere certo. competitivi. Ovvio, in questi anni ci sono trovati a gestire un fenomeno dove le squadre nazionali stanno pian pianino cercando proprio di lasciare a riposo i top player che riempiono non solo i palazzetti ma che fanno gli ascolti. Per avviare a questo hanno intramesso delle, delle regole veramente difficili, in cui, soprattutto per il ranking e le manifestazioni internazionali che sono state praticate dalle federazioni, devi comunque schierare una quota di questi giocatori. Sei e un Pionici ci vogliono. Chicco Blenzini. Blenzini. Ti giuro ha fatto un incastro sì, pazzesco, pazzesco, pazzesco con un foglio Excel che sembra veramente le statistiche amanuensi degli americani degli anni 84 per fare sì che questi incastri diano opportunità di programmare riposo e infatti questo lo possiamo dire non ci saranno tutti gli atleti importanti in tutti i weekend non ci saranno neanche in questo weekend ad esempio Zeiss e Guantanamo non ci saranno e in beh. questo weekend andiamo a rivedere intanto con la grafica proprio le convocazioni così sì, la, lavoriamo sì, su questo sì. le convocazioni del, del, del CT Blengini per questo per questa doppia sfida con l'Australia perché ricordiamo ai nostri telespettatori che, si affron che affronteranno gli azzurri: l'Australia Le 18 in diretta sulle sport. Il, il, il 18 uh, a Reggio Calabria e poi a Catania il, il giorno successivo. La partita andrà in differita alle ore 22. La allora, schiacciatori. Antonov che insomma ha terminato la sua stagione eh, all'estero, Simone Parodi che tra poco sentiremo, Giacomo Raffaelli, sicuramente giocatore molto, molto interessante, e Luigi Randazzo che ha fatto un buon cam campionato a Padova Questi sono i nostri schiacciatori, ovviamente togliendo i due opposti, eh, Nelli e Argenta, che ne abbiamo già parlato. Per questa sfida contro l'Australia, interessante anche se l'è meritato sul campo Alberto Polo, siccome ha fatto un ottimo campionato. Grande Bira, non so cosa ne pensi tu perché l'hai trovato poi davanti, e anche una bella spinta da parte del Club Italia, mm. perché è è cioè un centrale di futuro, sicuro. parlaci dei centrali italiani, cioè parliamo dei giovani, cioè chi, chi ti piace di più. Chi può essere secondo interessante per questo futuro? Non ti chiedo di fare il CT, però insomma no, no. dalla tua esperienza, ma guarda, credo che sia uno dei ruoli più coperti eh, quello del centro perché quello che mancava forse a questi ragazzi era avere un'esperienza nelle squadre principali del campionato certo. e quindi poi avere l'opportunità di giocare, non so, una finale scudetto o una final 4 di Champions League. E adesso, se tu prendi eh, i due ragazzi di Macerata, di Civitanova, eh, Mazzo a Modena, eh, Simone Anzani a Perugia, cioè, ci sono state veramente tante occasioni per loro di giocare anche partite molto importanti. E questo oggettivamente serve eh, per poi arrivare pronti a appuntamenti internazionali. Quindi, eh, diciamo che come ruolo è a posto. Mm, anche Alberto Polo, che mi chiedeva l'Achi, l'ho visto. Eh, giocavo a Trento quando lui era un ragazzino, perché è uscito dalle giovani di, di Trento e quest'anno è, è migliorato veramente tanto, anche fisicamente lo vedo sempre, sì. sempre, sempre migliorato, salta sempre di più, gli ho detto, <ride> e penso che può continuare a lavorare è in attacco molto bravo, può migliorare ancora a muro e in battuta è già molto forte, quindi... Spero che magari per lui ci sarà un po' di spazio quest'anno. Tra gli schiacciatori convocati da Chicco Plangini, non in questa situazione, ma insomma per quanto riguarda la National League, c'è Simone Parodi che torna in nazionale. Abbiamo parlato di Olimpionici. Insomma, periodo pure per lui molto, molto difficile con tutti gli infortuni che ha, che ha patito. Adesso sta bene, è tornato in nazionale. Lo ascoltiamo e poi sentiamo. Ah, stare in nazionale eh, adesso è una cosa, ovviamente, bellissima. L'ho aspettato. Aspettavo da tanto tempo, da quel mondiale del 2014, da quando ho lasciato, poi ho avuto qualche intervento di troppo, qualche infortunio diciamo, durante la strada e sono davvero contento di, di tornare, guarda, perché era qualche annetto che aspettavo e adesso sono davvero contento della chiamata di Chicco e adesso ovviamente cerco di dare il massimo. Se si guarda con l'obiettivo, 14 solo sono quelli che arriveranno a quel momento al mondiale in Italia, no? Sì, il Mondiale diciamo che ovviamente è l'obiettivo principale di quest'estate. Quest Adesso faremo la Volleyball National League con dei gruppi diciamo, di ragazzi separati e poi Chico deciderà, deciderà chi portare al Mondiale, quindi appunto per quello che sia io che i ragazzi daremo ovviamente il massimo per, per arrivare all'appuntamento clou di quest'estate al massimo e ovviamente è di arrivarci. La sensazione di vestire la maglia azzurra forse non è, adesso non l'ho ancora realizzato tanto bene perché sembra quasi come, come fosse la prima volta, anche se ho qualche annetto diciamo, in più rispetto ai ragazzi. Ho visto ho tanti ragazzi giovani che conosco poco, quindi quasi come fosse la prima volta. e La sensazione è bellissima, quasi davvero, come, come dieci anni fa. Quindi cerco di, di onorarla al meglio. E e darò il massimo. Come vedi questo tuo percorso nazionale? Il mio futuro, adesso sinceramente penso al presente. penso Non, non sto pensando a cosa succederà l'anno prossimo, cosa succederà durante la stagione azzurra. Sto pensando a vivermi giorno per giorno, ora dopo ora, questa, questa, questa avventura, allenarmi al meglio tutti i giorni e poi quello che succederà penso che sia nel destino di ognuno di noi. Cosa significa per te giocare un mondiale in Italia, per l'Italia? Giocare un mondiale in Italia, ne ho già giocato uno, ho avuto la fortuna di giocare nel 2010 qua in Italia, e è, stato, è stato bellissimo, è stato bellissimo e, e penso che lo sia ancora meglio questo, perché nel 2010 sinceramente forse non c'era neanche stata tanta, diciamo, tanta pubblicità, tanto forse marketing da dal punto di vista della, della nostra nazionale invece quest'anno soprattutto dopo le olimpiadi che ha giocato la nostra nazionale le ultime olimpiadi penso davvero che sia un evento molto molto importante quindi davvero ce la metterò tutta per esserci ragazzi seguiteci perché sarà, sarà un evento un grandissimo evento e i ragazzi ce la metteranno tutta tanto spettacolo e quindi dai, seguiteci perché la pallavolo ne ha tanto bisogno Insomma, il ritorno di Simone Parodi dopo tanti infortuni. Ma insomma, c'è anche qualcun altro che vogliamo salutare, vero? Sì, ah, eh, no, adesso parlavamo di infortuni. Sì. e Quindi, Matteo Piano, volevo spendere una parola perché mi dispiace che. Ci dispiace a tutti, veramente. Che debba saltare. insomma, Penso tutta l'estate, da quello che ho capito, e in un'estate che sarebbe stata bella per lui. E, insomma, devo, devo esprimere vicinanza a questi ragazzi. E, anche come Simone che comunque è stato condizionato tanto nella sua carriera dagli infortuni e adesso torna e l'ho visto veramente emozionato, veramente come il primo giorno quando... Mi ricordo nel 2009 mm. era arrivò. un ragazzino arrivò in nazionale. giocavamo in europeo. Sì, che non andò tanto grande, bene. Grande, però... Sì, però grande giocatore, insomma. Però era, era veramente. Magari giovane. era un Simone Parodi, insomma, quel, quel Simone Parodi. No? Ma è importante avere no, la miscela tra esperienza, grande tecnica, e poi anche presenza in campo per questi ragazzi giovani. Soprattutto in un, in un posto 4 da cercare di ricercare. Anche nella miglior. Condizione per supportare il rientro di Zaze, perché dichiaratamente Zaiz va detto che gioca opposto. posto. No? Chico lo, lo, so, lo scoprirà lo metterà in campo. Quindi si presuppone una formazione modello Rio 2016 con Pippo Lanza e Osmani, che è ritornato, credo di sì. Eh, eh, quindi, secondo me, uno come Simone è eh, Giusto, anche magari che sta pensando a come adattare insomma, il proprio ruolo, magari all'età a e alla a situazione attuale. Lui, sicuramente, è un grandissimo ricevitore. Come dicevi tu, non ce ne sono molti Bellissimo. adesso con quel bugger, così può essere sicuramente utilissimo alla causa vediamo, spero, Poi, spero per lui tutto il meglio. Visto che va molto di moda anche inserire il ricevitore in posto 4 quando l'ho posto, ovviamente in, in P1 per risolvere certi problemi, può essere una carta in più per Chicco. Ti piace questa cosa che abbiamo Cos creato fatto? con la maglia della Calcedonia? Però Virarelli, il saggio, perché insomma il saggio, un po' che va a prendere un po' la sua esperienza in nazionale, i club, perché insomma lui ha vinto tanto. A Trento è passato per Perugia. Perciò, conosce quel, quell'ambiente, quell'ambiente che è diventato veramente vincente. Tu sei passato proprio in mezzo a questa situazione quando Perugia, in pochi anni poi è, è cresciuta fino a arrivare dove è arrivata oggi, no? Sì, sì. Beh, complimenti per la, per la stagione super che hanno fatto, eh, direi che l'arma vincente quest'anno a Perugia è stata la continuità. Certo. E questa continuità ha fatto sì che vincessero. e Conosci anche o no, secondo te? Eh? Sì? No, ma Max è fortissimo, tutti lo sanno, ma. Sicuramente quello che è cambiato secondo me è il fatto di aver vinto la regular season, perché negli ultimi due anni in certo. cui ero io avevamo, avuto, avevamo sbagliato qualche partita, eravamo magari arrivati terzi, quarti eh? e poi alla bella, alla bella in semifinale, eh? giustamente dovevi andare fuori casa, quest'anno era una squadra fortissima, a tratti imbattibile, però c'è anche da dire che ai playoff non hanno vinto neanche una partita fuori certo. casa. Ma in casa erano ingiocabili, formidabili, anche grazie a un super pubblico e quindi aver vinto la regular season ha fatto la sua parte perché comunque erano fortissimi, però fuori casa qualcosina mancava, addirittura avevano perso a Ravenna. Però, se vince la, la regular season, eh sì, l'ultima eh sì, ce l'hai sì. sempre tu e andare a vincere adesso a Angelisti è difficile. Io vorrei chiedere alla grafica se ci mandano per cortesia le, la poll dell'Italia dell al mondiale perché, proprio perché, su questi ragionamenti che stiamo facendo su tutto questo percorso, eccoli qua. Attenzione perché, questa prima fase che si giocherà tra Roma, la prima contro il Giappone il 9 di settembre e poi le altre a Firenze, è una fase tosta. Troviamo l'Argentina di Velasco il Belgio e la Slovenia sono squadre che ci hanno fatto male agli europei c'è il Giappone, ovviamente squadra, eh, squadra che affronteremo sarà la prima, sarà il battesimo proprio con, con questo mondiale e poi la Repubblica Dominicana, che ne pensi quest'anno? Eh, eh. Insomma non è un girone banale, Le eh? cose, il positivo è che in questi, di tanti di questi giocatori i nostri ragazzi li conoscono, gli argentini, insomma da Luciano De Cecco a... Solea, Conte, Belgio, Slovenia, sono tanti ragazzi che si conoscono, quindi non è una cosa, eh, cioè una cosa positiva questa, perché sì, non, non sai chi il livello della squadra di fronte, però individualmente sai a meno con chi avere a che fare. Eh, però non è, non, è, non è semplice, perché sono tutte squadre molto, molto preparate, giocatori con grande esperienza a livello internazionale, insomma anche il Belgio con, con Deru e, e altri, Slovenia, Urnaut, Cebul... Eh. Eh, Ma, sarà dura Va benissimo secondo me come livello Perché avere troppo semplice si tende sempre a facilitare Soprattutto nella prima fase le squadre di casa Invece da questo punto di vista i ragazzi devono comunque arrivare lì A giocarsi proprio il primo o secondo posto del girone Quindi ci sta proprio ci sta. per iniziare a far partire questa, subito questa invenzione? Proprio perché si fa questo percorso itinerante di notte, di giorno Non si sa più l'orario perché si vaga per il mondo Questa Volleyball National League I guerrieri della notte con... E Zeiss e Giannelli, c'è Anzani, là lo riconosce. Smanico Antorena, dietro c'è anche, anche Colaci. Beh, Ci voleva però il, Adatto, son, il sonoro, eh, perché eh, quella della esatto, notte, eh. esatto, eh, beh, certo, quelle bottigliette la vabbè, cioè, insomma, molto inquietante, Contentiamoci: eh, Il misto di questo. tra arancia meccanica e quella della notte. Ci vuole per insomma, chiudere va. questa. Que torna in nazionale anche Salvatore Rossini. Dottor Rossini torna, eh, lo ascoltiamo e poi chiudiamo il capitolo nazionale maschile perché poi passiamo a quella femminile. Sì, è un anno importantissimo, è un grande piacere perché insomma, vestire questa maglia è sempre un'emozione forte, sempre come la prima volta, quindi torno nazionale in un anno in cui c'è il mondiale e speriamo di vivere un'altra estate come l'ultima in cui sono stato in nazionale. In che modo bisogna lavorare e soprattutto che apporto può dare Dottor Rossini con la sua grande esperienza vissuta proprio con la maglia azzurra? Tra noi ci conosciamo tanto, sappiamo che possono arrivare delle difficoltà, che possono arrivare... Eh, anche dei momenti belli dobbiamo sapere insomma, cavalcare l'onda quando è positiva e cercare di resistere quando sarà negativa. Noi mm, abbiamo vissuto delle esperienze simili perché è vero quella di Rio, ma è vero anche quella del mondiale in Polonia che abbiamo vissuto insieme con tanti di questo gruppo, quindi sappiamo a cosa possiamo andare in incontro, sappiamo come, po come poterla affrontare, forse da questo punto di vista. insomma... Ecco, essendoci stati in tutti questi momenti potrò dire la mia ai più giovani cosa dice Dottor Rossini a quelli che si avvicinano veramente per la prima volta in nazionale di vivere eh, questa esperienza come una grande opportunità di viverla con gioia perché non capita tutti i giorni insomma, di vestire la maglia della nazionale che questa sia per una volta insomma, o per 200 volte eh, di godersela fino in fondo perché la maglia dell'Italia è qualcosa a cui si aspira da piccoli quando si inizia a giocare a qualsiasi sport perché in quel momento non si pensa a un club si pensa alla bandiera e quindi eh, vivere queste giornate e queste partite che ci saranno insomma col sorriso e col, con l'orgoglio più grande ragazzi ragazze eh, noi siamo qui stiamo preparando qualcosa di grande sappiamo che insieme a voi insieme al vostro affetto possiamo farlo quindi seguiteci oltretutto questa purtroppo quest'estate gli unici mondiali che ci saranno saranno i nostri, quindi stiamo ancora più stretti e andiamo a prenderci qualcosa per cui lavoriamo sodo. Un altro innamorato della maglia azzurra, Totò Rossini, tornato in nazionale. Guarda qui Daniele Lauro, Cristina Chirichella e Osmani Vantorena. Ma se Cristina Chirichella è la capitana della nazionale femminile, chi sarà il capitano della nazionale maschile? E qui sarà Blengini, è un altro problema, no? Facciamo Ma un problema facile. Facciamo un nome me. a testa? No, no, io non faccio Vai. nomi per me. Parto io. A me vanno bene, tutti Giannelli. No? Ah, bisogna chiedere a Chico, qui. <ride> no, io io eh, non, non lo so, non so. La, la risposta è tipo le ieri. No, sicuramente. Beh, Giannelli una... è un trascinatore. È un, una, un, un ragazzo con tanta gritta, È molto giovane, però sembra che sia Cristina Grighelli. Pipolanza. Pippolanza e Quindi la verità del voto deciderà il CT. Eh beh, certo deciderà eh, il è importante, CT. importante che ci, ci sarà un capitano. O, questo... se, no, o se no, chiediamo <ride> alla Federazione del Pallavolo che faccia un social e faccio un sondaggio. sondaggio sì, sì, su sondaggio. The Wall. Va bene. Okay. Over the wall. Allora, clip femminile perché insomma, il 15 inizierà eh, subito la, la National League per le donne con l'Italia subito protagonista. Vediamo un po', clip. Sarà un'altra grande stagione anche per le ragazze. Insomma, c'è un cambiamento radicale per la formazione di, eh, di Mazzanti. Insomma, tante, tante giovani, gruppo diviso per lavorare sì per questa eh, prima fase. Poi per il mondiale in Giappone, subito dopo il maschile. Tra l'altro, sempre seguito su, sulla Rai anche il mondiale eh, femminile. Anche se insomma, dobbiamo fare salutare eh, Caterina Bosetti e Raffaela Fogli, che sono le, le ultime due infortunate di questa Italia. Sono tanti infortuni che vanno a condizionare no? un, un percorso queste eccole qua noi vediamo intanto la POL perché dal 15 si partirà sempre su ReSport Italia Stati Uniti Polonia Turchia subito subito tosta diciamo la, la Polonia anche se ci offre tante palleggiatrici molto molto interessanti però insomma tra le, tra le tre formazioni avversarie è quella insomma, dove, che forse è più abbordabile queste sono le, eh, le, le convocate, ovviamente anche qui tanti ricambi perché bisognerà gestire questo percorso Malinov che torna protagonista in nazionale con Carlotta Cambia, anche per lei insomma, era stato, stato l'europeo invece che con Malinov e con, con Orro e torna Serena Ortolani ragazzi, Mingardi lo sapevamo che il percorso era quello torna Serena Ortolani, l'affidabilità eh, Mazzanti sceglie questa questa stati. poi vediamo che succederà perché ricordiamoci che c'è insieme a Paolo Econo C'è una Camilla Mingardi che può giocare anche nel doppio ruolo eh? Sì sì ma infatti la convocazione di Mazzanti premia un campionato spettacolare di Sereno Ortolani Con eh, tutta la squadra perché la sua Monza ha fatto veramente un campionato spettacolare eh sì, Splendido da tutti i punti di vista Interessante sarà proprio la capacità di pian pianino formare, formare questo nuovo gruppo. Non è un caso che la defezione assoluta di Caterina Bosetti eh sì. abbia dato a Mazzanti possibilità di fare far il recupero Caterina. Riposare un pochettino Lucia e di lanciare subito giocatrici tipo Pietrini, immediatamente chiamata anche Lubia, ma con la doppia sì, amichevole, ovviamente con Una eh, vinta, e una persa col Giappone. Bravissimo, dà già l'opportunità di capire vinta, che le cose ovviamente stanno iniziando a carburare. In funzione poi di quelle Olivotto, che sono, un'altra bella convocazione, questa eh, qui, ha, premiato, eh? ha premiato il campionato perché anche Olivotto con Pesaro. E tra altre cose, ci fermiamo un attimo, facciamo un appello direttamente perché Pesaro, Pesaro non deve abbandonare dopo cinque. 5 come Missy non deve morire. Pesaro non deve morire. Non deve non abbiamo già perso la Sablegnano e speriamo sì. che la Sablegnano comunque finisca di pagare tutto la quello. L'importante è proprio: complimenti quello. a Chieri che è salita in Serie A esatto. perché, come complimenti a Siena che è salita in Superliga. Anche a Cuneo perché Ludovica Daglia ha fatto una, una bellissima. No, ma abbiamo promozione. tante giocatrici che erano presenti fino a poco tempo fa, che sono tornate protagoniste in, in questi campionati. Meno, meno seguiti, magari dal punto di vista televisivo, però insomma sono tornate protagoniste. Sì, Io sì. tornerei su questa prima, prima fase, è chiaro che eh, prima di andare a ragionare su quello che sarà, però sentiamo, eh, Marco Fatatea è andato a sentire Mazzanti, lo ascoltiamo. Tappa dopo tappa, incontreremo tutte le nostre avversarie. Che incontreremo anche al Mondiale, quindi sarà bello vedere a che punto siamo e soprattutto raccogliere indicazioni per quello che sarà il lavoro verso il Mondiale. Ma credo che il, il gruppo delle 18 che faranno tutta l'estate è già delineato e, e poi ci sarà la possibilità di, di pescare dall'Under dall 2020 se ci sarà la necessità. Ci sono state delle, delle sorprese bellissime quest'anno perché Nicoletti ha giocato tantissimo. Eh, Di Giulio ha giocato tantissimo e ha, è entrato in momenti difficilissimi. Eh, se è uno in un top team e riesce a ricavarsi uno spazio, eh, va benissimo: cioè nel senso che anzi, è quello a cui. Le ragazze devono ambire, poi secondo me ognuno deve fare il proprio percorso, perché ci sono altre ragazze che sono qui che hanno fatto un percorso di A2 da titolari come Mingardi e Degradi e poi hanno dimostrato di tenere la 1. E I percorsi poss possono essere diversi e per dire che ci sono i pro e i contro ci sono anche ehm, ragazze come Malinov che... Hanno fatto un intero inverno in panchina dietro a Scorupa dove ha imparato tanto e poi è arrivato a fare la titolare. Quindi so che questa cosa non è l'unico modo eh, e so che ci sono dei pro e dei contro. Questa mia scelta era per responsabilizzare al massimo le ragazze. Eccoci qua, adesso andiamo a sentire in serie eh, tre azzurre con Malinov, Silla e Ortolani, abbiamo detto tornata in nazionale, sentiamo uno dietro l'altro. Sì, sono molto contenta di essere ritornata e ci è rimasto tanto il mio in bocca per come è finita la scorsa stagione, quindi non vedo l'ora di riniziare. È stata una stagione intensa per te da titolare, dura perché avete dovuto lottare fino all'ultimo per la salvezza. Quanto ti ha fatto crescere? Sì, è stata una stagione molto particolare perché è iniziata in salita, perché più in salita così non si può. E penso che abbiamo superato tante difficoltà e anche se non abbiamo disputato magari un campionato ai vertici, cioè giocando per lo scudetto, penso che giocare per la salvezza e giocare soprattutto nelle condizioni in cui eravamo ci ha fatto crescere tantissimo e ci ha fatto capire che bisogna spingere sempre, bisogna non sottovalutare mai nessuno. E... Penso che ci ha fatto fare uno step molto alto. Quindi, ora ti senti pronta per guidare questo gruppo? Sì, mm, assolutamente, non vedo l'ora ecco, e penso che ci possiamo togliere tante soddisfazioni. Sì, quest'anno siamo tanto giovani, quasi mi sento vecchia, quindi vabbè è una cosa positiva perché comunque si sa che le giovani hanno tanto entusiasmo e a volte sono tanto sfrontate perché comunque è l'età che ci permette di fare queste cose e quindi spero che riusciremo ad esprimere tutto quello che siamo nel proseguo insomma, di questo percorso. Cosa ti aspetti? C'è una lunga preparazione con la National League, certamente da non sottovalutare, ma l'obiettivo è il mondiale. Sì, certo, assolutamente. E è veramente importante comunque fare un buon risultato o comunque sì, anche se non dovesse arrivare, nel senso fare organizzarsi in modo tale da poter arrivare. È un percorso che dobbiamo fare, quindi non so cosa aspettarmi da questo gran priglio, lo chiamo ancora così. E non so, però sono comunque... Convinta che riusciremo a fare un percorso tale che ci porti ad arrivare ai mondiali con tutte le nostre carte. Serena, la famiglia può aspettare, a parte il fatto che ce n'hai metà comunque qui. <ride> sì, diciamo che quest'estate sarà un po' difficile perché viaggiando tanto comunque ne siamo un po' lontani dalla bimba, però gli abbiamo già spiegato tutto, come funziona, come è il perché della mamma e il babbo saranno un po' via, quindi è già tranquilla, è già dai nonni, lei in campagna si diverte, quindi ci organizziamo in modo che quando siamo in Italia riusciamo a stare un po' insieme, poi ah, quando siamo via ci sentiamo tanto adesso al giorno d'oggi sono mille modi per sentirsi, quindi videochiamate Gogo. -go. Non la porterete mai con voi in nessuna tappa. Eh, no, un po' difficile, dai, puoi ancora piccolina a prendere l'aereo così, poi bisogna gestirla bene, avere sempre comunque con noi qualcuno perché è impossibile, e quindi niente, aspetterà a casa. Come vedi questo gruppo? Tu, giustamente, li guardi un po' dall'alto della tua esperienza. Eh, infatti, sono un bellissimo gruppo, secondo me, molto giovane, che hanno tanta voglia di fare perché quando vedi che sono in palestra ascoltano, guardano e e seguono tanto anche l'allenatore ed è bello perché c'è molto entusiasmo e viene su una voglia di, di non so se è positività anche che ci trasmettiamo e ci divertiamo anche un sacco in palestra, quindi vuol dire che le basi ci sono. In Nations League vi misurerete già con alcune delle squadre candidate al podio del mondiale, quindi prenderemo un po' le misure. Assolutamente sì, anche perché so che gli altri team molti saranno completo vogliono essere al completo, quindi sarà una bella esperienza, soprattutto per le ragazzine, anche giovani che entrano da quest'anno e sarà sicuramente una, una bella prova nel nove. E dunque, subito le prime sfide, lo vediamo dagli appuntamenti eh, dietro di me. Il il 16 maggio Turchia Italia, poi il 17 maggio Polonia-Italia, tutte e due in differita all'una-10, alle, alle 2.20 Invece il 18 maggio la grande sfida contro gli Stati Uniti. A seguire sempre il 18 maggio il, in diretta invece da Reggio Calabria la sfida italia australia e in differita il 19 maggio alle ore 22 Italia-Australia ancora per partire con il cammino anche della nazionale a Gura, Laki, una battuta velocissima Assolutamente sì, è parlato di appuntamenti, l'appuntamento è sempre alle 6.55 per tutti quanti gli appassionati e soprattutto le ragazzine perché Guardatelo. riparte su Ray Gulp Spike Team e riparte anche grazie a Vole S3, lo Spikeball, la carovana dell'ANS, gioco a Vole in sicurezza dove siamo stati a Prato con quasi 2.500 bambini e poi sabato prossimo siamo a Brescia a Brescia, perfetto, noi ringraziamo Emanuele Birarelli, in bocca al lupo da di Verona, grazie di essere stato con noi, dico la tua carriera insomma bellissima, fantastica in azzurro e la continuerai a Verona, ringrazio ovviamente Andrea Lucchetta, noi ci vediamo 18 e 19, mi raccomando, Reggio Calabria e Catania con la nazionale e poi il 21, ultima puntata di oltre la rete, ciao!